Penso che abbiamo un po' di tempo per una discussione generale su questi quattro interventi di questa mattina, che sono nella loro diversità comunque in grande coerenza tra di loro. Passo subito la parola a chi la vuol prendere. Una domanda, Franco, sì. Di Andrea. Franco, forse è meglio il microfono per registrare il tuo intervento. Una domanda molto, molto secca, perché che ho ascoltato con molto interesse queste figure che effettivamente sono atipiche, perché tra l'altro hanno una professionalità quasi a 360 gradi e soprattutto hanno un legame molto duttile, nel senso che si devono trovare clienti, si propongono, eccetera, eccetera. Sono prestatari di servizi. Esatto, sono prestatari di servizi. Allora, nell'ambito delle loro molteplici attività e competenze, forse non ho sentito, ma fanno anche delle traduzioni? Sì. Perché questo è un altro aspetto importante, perché la conclusione che mi ha molto convinto, mi ha interessato e anche convinto, mediatori culturali, poi traducono, sono forse quelli che hanno un ruolo molto più importante nella costruzione di un'Europa intellettuale di altre figure canoniche. Certo, quindi perché fanno traduzioni. Ho approfondito più l'aspetto didattico. Dimmi qualcosa sulle traduzioni, se c'hai. Per la fine del 600, in generale non ci hanno lasciato traduzioni, i pedagoghi che lavorano alla fine del XVII secolo, ma Antonini traduce molto, all'inizio, nella prima metà del Settecento traduce molto, traduce soprattutto per il suo pubblico, quindi per un pubblico nobiliare, e traduce i grandi classici della letteratura italiana. Ora, diciamo che la traduzione, da quanto ho capito, corrisponde a un livello avanzato di manuale di italiano, cioè serve a completare la formazione in lingua di coloro che hanno già seguito un corso di base, quindi un corso grammaticale. Non dobbiamo dimenticare che all'epoca imparare una lingua significava sostanzialmente saperla leggere. La grande maggioranza del pubblico a cui queste opere sono rivolte voleva semplicemente arrivare a un livello di padronanza della lingua tale da permettere loro di leggere i buoni autori e di scrivere eventualmente la scrittura, soprattutto epistolare, perché a livello di vita di corte, di cultura mondana, la scrittura epistolare era fondamentale, ma si tratta sostanzialmente di una conoscenza della lingua attraverso lo scritto. Una tecnica usata già per la didattica del latino viene riapplicata poi alla didattica delle lingue volgari, ed è una tecnica profondamente legata allo scritto, cioè quella della doppia traduzione. Si traduceva dalla lingua imparata verso la lingua materna, e poi lo stesso testo veniva ritradotto per iscritto dalla lingua materna verso la lingua di studio. E nelle grammatiche esistono alla fine, delle trattazioni delle varie categorie, che poi sono le categorie classiche delle parti del discorso, quindi di ascendenza classica, esistevano dei dialoghi e dei racconti semplici su cui l'allievo doveva esercitarsi in questo senso, ritraducendoli verso la propria lingua e poi traducendoli di nuovo verso la lingua da apprendere. Dunque, La traduzione è considerata come la base dell'apprendimento linguistico, la traduzione scritta e la lettura, e dunque il fatto di presentare al pubblico le traduzioni dei classici italiani è un atto di mediazione culturale che rientra nell'ambito proprio della didattica. E molte grammatiche sono state scritte per permettere di leggere i buoni autori esplicitamente, proprio nel titolo. Una grammatica che permette di leggere i buoni autori. Grazie. Prego. Mario Rosa. Sì. No, volevo dire, mi hanno interessato tutte le relazioni di stamattina, ma adesso sull'onda di quello che è stato detto ora, questa figura del vigneron
Veneroni è molto interessante, è inutile adesso dirlo all'autore della relazione, perché ecco, ha tradotto tra l'altro le lettere del Bentivoglio, che hanno una funzione chiaramente di, sono lettere diplomatiche evidentemente, quindi rientrano, no, in una circolazione di interessi, di idee, eccetera, ma ha tradotto anche le lettere del Loredan, di Gianfrancesco Loredan, cioè di questo libertino del 600 veneziano, e l'ha proposto alla cultura francese alla, diciamo alla fine del 600, perché vive tra fine 600 e 700. Oltretutto, una cosa, quindi anche questo è interessante, vedere come mai questa traduzione, che è anche non solo una traduzione pure semplice, ma anche un veicolo di idee, naturalmente, in qualche maniera. Poi è l'autore, insieme ad altri, probabilmente avrà avuto dei collaboratori, del dizionario imperiale in quattro lingue, cioè in latino, in francese, in italiano e in tedesco. E quindi anche questa è una grossa operazione che lui fa per, come dire, come è stato giustamente detto, dare il senso complessivo di una serie di lingue europee collegate tra loro, perché c'è anche il problema poi di, come dire, di traduzioni reciproche, insomma di collegamento tra le diverse lingue, no? È vero, quindi è un'operazione estremamente interessante, questa ha avuto una notevole diffusione. Questo personaggio Vigneron non so se sia lorenese, perché nell'area della Champagne, cioè, la madre di Diderot è nato a Langres, come sappiamo. La madre di Diderot è una Vigneron. Ora non sappiamo, io non lo so, ma è una curiosità che viene, se diciamo questo Vigneron, che poi dice essere fiorentino, vero, nobile, eccetera, cioè, e si chiama Veneroni, se questo Vigneron è un ascendente, è vero, comunque è un cognome molto diffuso probabilmente nell'area, ecco così. E non dimentichiamo una cosa interessante, che Diderot non è stato un precettore, non è stato un insegnante di lingua, ma è stato un traduttore. La sua attività iniziale, quando va a Parigi, lui traduce i testi, conosceva l'inglese non benissimo probabilmente, ma lo conosceva, tant'è vero che l'enciclopedia deriva da Chambers, dal dizionario di Chambers, poi si trasforma in una traduzione. Quindi diciamo, anche attraverso queste figure così, vengono fuori delle cose molto interessanti. Sempre per ricordare questo Veneroni o Vigneron, Giuseppe Baretti, nelle lettere familiari, Giuseppe Baretti in Inghilterra è insegnante di lingua italiana, questa è un'altra cosa importante, cioè è un personaggio poi di grande livello, non è insomma l'ultimo venuto, è un letterato che ha una sua fama, eccetera. Nelle lettere familiari di Baretti, che sono delle lettere fittizie, cioè destinate, diciamo, non sono mai andate al destinatario, ma sono dei personaggi esistenti realmente, ma diciamo che non hanno mai avuto la lettera del Baretti. Queste sono delle lettere scritte come esemplari di lettere, diciamo, di buona lingua italiana, ecco. E in una di queste lettere lui, questo è anche molto bello, introduce come un Parnaso di questi maestri di lingue, questi maestri di lingue, tra cui il Vigneron Veneroni, naturalmente prendendolo in giro, no? Così, biasimandolo, criticandolo e così via. Vero? C'è naturalmente tutta la cattiveria di Baretti, che era, come si diceva, il bue pedagogo, vero? L'autore della frusta letteraria e così via. Ma c'è il desiderio, diciamo, di contrapporre a un certo tipo di insegnamento, così, che era quello appunto di questi personaggi un po' avventurosi, anche se di livello notevole, di dare questo senso, diciamo, di un senso diverso della lingua italiana in questo caso, perché poi si rivolge alla classe dirigente inglese, in genere a queste gentildonne, anche c'è poi un pubblico femminile oltre che un pubblico maschile che apprende
la lingua. Quindi diciamo entriamo, come dire, un po' in una circolazione anche di cose che possono sembrare marginali, ma non sono, perché danno idea anche di, come dire, di un tessuto che c'è di, è vero, di circolazione, di idee, di rapporti che si instaurano attraverso la lingua, attraverso l'insegnamento della lingua e così via. Un altro elemento molto interessante, ma non vorrei però parlare troppo, è questo che è stato detto, accennato dalla signora, eccola lì, la signora Ferrari, questo problema, Nicole, anche qui c'è il problema di questi pedagoghi, di questi precettori, precettori, e qui ci sono delle differenziazioni, perché ci sono appunto diciamo, c'è la cultura gesuitica, per dire, diciamo, i precettori di tipo gesuitica e così via, ma ci sono i precettori di tipo giansenista. Il giansenismo ha avuto, è inutile che lo stia a dire, vero? Un'attenzione straordinaria, beh, il nome di Nicole, tanto per farne uno, è fondamentale, perché dà le stesse sulle grand, insomma, tutto l'insegnamento e così via. Ma vorrei ricordare, io non so se Nicole parla del cuore, adesso ci torno su tra un attimo, credo di sì. Ecco, però il punto interessante è che c'è un altro giansenista che ha avuto grande fama come precettore, diciamo, che è Duguay, la generazione dopo Nicole, siamo fine 600, primo 700. Duguay ha scritto l'Institution d'un Prince per l'erede di Casa Savoia. Lui in quel momento era in Savoia, era esule in qualche modo, perché c'erano le persecuzioni al giansenismo primo 700. Lui è esule in un'abbazia, scrive questa, gli viene chiesta dalla corte di Torino questa Institution d'un Prince, lui scrive l'Institution d'un Prince. Qui ci sono questi capitoli, queste pagine sul cuore, vero, che sono straordinarie. E sarebbe interessante vedere, il cuore giansenista è un cuore agostiniano, come la signora e come tutti voi sapete. Il cuore invece che viene indicato nella voce gouverneur dell'enciclopédie è un cuore rousseauiano, credo, in qualche modo. Perché, se non ricordo male, il volume in cui c'è la voce gouverneur è uscito nel 1766, quando escono in blocco tutti i volumi dell'enciclopédie dopo, diciamo, la proibizione. E allora c'è questa idea, diciamo, di un altro cuore. Allora, vedere come... devo aggiungere, poi, parlando di Duguay, prego? Come? È un altro, sì, è un cuore rousseauiano, perché esce nel 1766, ormai Rousseau ha scritto anche le mille, voglio dire, ha scritto queste cose, circolano, quando sia stata scritta questa voce. Di chi è la voce gouverneur nell'ancien? La voce gouverneur di Lefebvre. È un personaggio quanto sconosciuto, diciamo così, e recita così. Pour mes sans cœur par rapport aux vertus morales et principalement à celles qui conviennent à son état et son esprit par rapport à la conduite de la vie, à la connaissance du monde et des qualités nécessaires pour y réussir. Chiaramente è, diciamo, secolarizzato, un cuore, non è il cuore né di Nicole né di Duguay. Devo dire che il testo di Duguay, per completare, è stato utilizzato dai rampolli di Casa Savoia fino a Vittorio Emanuele II, fino all'educazione di Vittorio Emanuele II, che non credo abbia molto approfittato di questa educazione giansenistica, vero? E poi era un testo nelle mani di Pietro Leopoldo di Toscana. Pietro Leopoldo di Toscana si è ispirato, questo testo circolava anche alla corte di Vienna, il confessore io non so adesso i precettori dei rampolli di Maria Teresa fosse, ma il confessore era un giansenista, quindi utilizzava anche qui il rapporto tra il precettore e il confessore, di cui abbiamo accennato ieri, cioè i discorsi sono sempre molto 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 complessi. Poi il professore Diaz, volevo chiedere, il professore, eccolo lì, volevo chiedere questo riferimento a Machiavelli, cioè l'utilizzazione
citazione di Machiavelli, io sono molto ignorante di queste cose, so un po' di Erasmo e la Spagna, ma insomma è un tema classico, ecco, ma l'utilizzazione di Machiavelli, perché io l'ho trovato alla fine del 500, quando un gesuita che Clément, che era di origine francese ma era in Spagna, così, scrive questo Machiavellius jugulatus, cioè strangolato, evidente, che è un testo di, pedagogico, ma contro Machiavelli, quindi è una tradizionale nella Compagnia di Gesù, naturalmente, ma insomma, cioè, ma questo mi fermo, no, non voglio. Come si chiude? Non lo so. Sì. Ecco, scusami, ecco, dovrebbe funzionare, sì. Grazie. Io ringrazio appunto per questa osservazione sull'educazione del cuore, che è un tema su cui mi sono sempre ripromessa in realtà di studiare, di approfondire maggiormente le mie ricerche, e ricordo che ancora nel 1817, quando siamo in pieno tra virgolette giansenismo lombardo, Vertua scrive un piano di studi per le fanciulle del monastero di visitazione, della visitazione di Soresina, riaperto tra il 1817 e il 1819 per formare le giovinette di buona famiglia. Questo tema ovviamente dell'educazione del cuore ritorna, è un tema importantissimo su cui, come dire, credo tra XVII, XVIII e XIX secolo è bene riflettere. Anche Madame de Genlis dice nella sua Adele Théodore, e lo fa dire il Conte di Roseville, un personaggio ovviamente che è gouverneur di un principe all'interno dell'Adele Théodore, che questo rispetto che l'allievo deve avere per il precettore vient du cœur, e quindi bisognerebbe vedere anche lì che cosa si intende per questa educazione del cuore che consente il rispetto dell'allievo nei confronti del maestro. Quindi è un tema estremamente interessante che ringrazio molto il professore per averlo sottolineato. Anch'io sono restata interessata appunto da tutte le relazioni della mattina. Ho imparato moltissime cose. Per quello che concerne in particolare l'ultima relazione, ho anch'io delle riflessioni da fare riguardo appunto all'insegnamento, diciamo, delle lingue. Beh, anzitutto perché come pedagogista non posso non ricordare la Ianua Linguarum Reserata di Comenio, non posso non ricordare appunto l'Orbis Sensualium Pictus, il modo in cui tra i giansenisti da un lato e Comenio dall'altro discutono e dibattono tra di loro riguardo all'insegnamento delle lingue, e quindi mi domandavo se qualche traccia di questo dibattito fosse restata nelle strategie pedagogiche poi messe in atto da questi poligrafi. L'altra cosa su cui riflettevo era invece quella che si potrebbe chiamare un'istituzio epistolica, insegnare la lingua attraverso le lettere, insegnare la scrittura e la lettura attraverso le lettere. È un tema di lunghissima durata nella tradizione culturale dell'Occidente, non sto a ricordare Seneca piuttosto che non Petrarca, piuttosto che non il 400 italiano, studiato anche da Federico, quindi chi analizza la corrispondenza nelle corti italiane del 400 si rende conto come questi principi bambini imparavano il latino scrivendo lettere latine ai genitori e anche il volgare scrivendo lettere, quindi insegnare la lettera attraverso la lettera, usare la lettera per imparare, è proprio una metodologia di lunghissima tradizione all'interno della storia culturale dell'Occidente. E ultima osservazione, quella diciamo sull'insegnamento della grammatica latina. Tutti conosciamo il testo di François Vaquet, Latino l'impero di un segno, è proprio vero, nel senso, e nel contempo conosciamo gli studi di Chervelle invece sulla storia appunto della grammaire scolaire e su come quindi per secoli in Occidente l'insegnamento della grammatica sia stato l'insegnamento della grammatica latina. Quindi anche questo è un tema molto interessante che lei ha saputo sottolineare. Forse è stato nessuno.
di fargli la domanda, non so se ha capito e doveva rispondere. Gli ha chiesto di Machiavelli. Si chiere rispondere sopra la questione di Machiavelli. Sí, gracias, profesor. Efectivamente, está mucho más estudiado el tema de Erasmo en España, a través sobre todo de la obra fantástica de Marcel Bataillon, hace ya muchos años, a través también de Maraval, un experto analista de las cuestiones culturales en todo el Renacimiento español, pero está menos estudiado el tema del sí o el no o la ambivalencia hacia Maquiavelo, porque hace algunos años, una generación, podríamos decir, prevalecía una posición un tanto integrista, en la medida en que muchos de los tratados de educación de príncipes y muchos de los modelos que acentuaban los aspectos de carácter confesional, y sobre todo insistían, ponían mayor énfasis en la educación de la virtud, tomaban como referencia el antídoto del Maquiavelo, como referente sobre el cual no deberían justamente seguir los pasos. Sin embargo, esta lectura estrictamente maniquea, afortunadamente va siendo superada y van apareciendo pues estudios y controversias más dialécticas, que no es ni sí ni no. Hay elementos en que efectivamente hay que hablar de una posición antimaquiavélica, pero hay otros elementos que han sido incorporados. Por lo tanto, no es una lectura fácil ni lineal, afortunadamente, porque las cosas no son blancas ni negras casi nunca. Gracias. Sì. Dunque, no, anch'io sono rimasto molto interessato da tutte le relazioni, e soprattutto l'ultima, insomma, mi è piaciuto molto il modo con cui si è riuscito a incrociare fonti diverse, e quindi è stato veramente molto abile a costruire questo discorso utilizzando queste fonti. Certamente questo, quello che hai analizzato è sicuramente un gruppo, diciamo, professionale di fatto, coeso, però ci sono anche casi ovviamente di precettori stanziali, voglio dire, che svolgono il ruolo, insomma, di precettori, che sono anche insegnanti, che tra le varie incombenze, oltre alla grammatica eccetera, insegnano anche le lingue. Io, diciamo, ho la fortuna di poter aver incrociato un gruppo che sono appunto gli espulsi spagnoli, che quando appunto arrivano in Italia, questo pomeriggio, tra le varie cose insegnano anche, oltre appunto alla grammatica, quindi il latino, le lingue, che sono il francese e lo spagnolo, ovviamente. La cosa interessante è che questa abilità, questa capacità, questa professionalità che loro hanno, emerge soprattutto nei gesuiti della provincia d'Aragona, soprattutto i catalani, che sono innanzitutto bilingui, conoscono chiaramente il francese e quindi sono tra l'altro i primi a imparare, se non lo sanno, l'italiano, e quindi riescono a spendere in qualche maniera la loro provenienza geografica, il loro background culturale, inserendo, diciamo, nella platea delle materie insegnate anche le lingue straniere, appunto. Volevo poi fare delle osservazioni riguardo alla relazione di Hernández Díaz, che mi è sembrato veramente molto interessante per questa visione generale che il professore ci ha offerto, e parlare un po' di fare delle osservazioni su questo testo di Saavedra Fajardo, no? Le Empresas Políticas di Saavedra Fajardo. Ora, e qui ci troviamo di fronte, non solo in questo testo ma anche per il Derege di Mariana, a un genere ibrido. Perché qui non è solamente un trattato di educazione per i principi, è un trattato politico tout court, dove si analizzano questioni centrali come i tributi, il rapporto che il sovrano spagnolo deve avere con le cortes, per esempio, quindi anche dinamiche istituzionali ben precise.
intercetta anche il genere dell'emblematica, degli emblemi, alciato, insomma, quindi riesce a mixare, a unire tutti questi generi, e questo è uno anche dei segreti del successo, perché questo è un testo europeo, non è un testo spagnolo, perché la prima edizione esce a Milano in latino nel 1640, poi viene pubblicata l'edizione castigliana, in castigliano, e poi appaiono le traduzioni, quella veneziana in italiano e quelle francese. La cultura francese del secondo Seicento è impregnata, questo è un testo che circola moltissimo, fino ai trattatisti del Settecento, anche trattatisti economici, che utilizzano proprio quei capitoli delle empresas per fare un discorso sui commerci, appunto sulla questione dei tributi, eccetera. Quindi è una fortuna prolungata e transnazionale. Peraltro c'è un progetto ora di un gruppo di ispanisti di Perugia che stanno attualmente iniziando la traduzione, una nuova traduzione in italiano dal testo castigliano delle Empresas Politicas, no? Si diceva appunto questo progetto, famoso progetto di cui si era parlato a Foggia di traduzione, e questo lo stanno già facendo in maniera autonoma. Io ho subito messo i bastoni tra le ruote facendo notare che bisognerebbe almeno in maniera preliminare porsi la questione di una collazione tra la versione latina e quella spagnola, prima di comunque dare delle varianti in nota, insomma. Questo però non mi sembra che questo consiglio sia stato recepito. Comunque, insomma, ora vedremo cosa faranno, ecco. Ritornando sulla questione di Machiavelli, io credo che qui il discorso sia, è vero, è quello che dice il professore, cioè rispetto a un tempo in cui si diceva no, tutta la trattatistica della Controriforma, in senso ampio, si oppone a Machiavelli, gli ultimi studi invece fanno notare che negli interstizi qualcosa del messaggio machiavelliano passa. Ed è questo, insomma, appunto, lei ha citato Maravaglia, è stato il primo, insomma, a dimostrare che sarà soprattutto la trattatistica tacitista e neostoica che in qualche maniera sdogana alcuni elementi, fa filtrare alcuni elementi, soprattutto riguardo alla dissimulazione, che appunto si richiamano chiaramente a Machiavelli, anche se bisogna dire che questa tradizione antimachiavellica, machiavelliana, spagnola, è una tradizione che è capeggiata da gesuiti stessi, e voglio dire anche da gesuiti di primo rango. Ribadeneira stesso, insomma, si impegna, no, a contrastare, e anche quello è un testo che è ibrido. C'era poi un'altra questione, non voglio allungarmi, sempre nell'ambito della relazione di Hernández Díaz, su cui volevo chiedere qualcosa, mi sto interrogando, e quindi vi propongo questo mio dubbio. Inizialmente il professore ha parlato del precettore nell'ambito del collegio dei gesuiti, che istruisce in sostanza alla grammatica, soprattutto il latino, ma a quanto ho capito gli stessi gesuiti. Ora, io non so se questa figura possa essere propriamente definita precettore, nel senso che, a parte il fatto che, nell'ambito dell'educazione del latino, cioè dell'insegnamento del latino nei collegi dei gesuiti, era considerato sostanzialmente un lavoro degradante, insomma, ci sono delle pagine di Marina Roggero bellissime riguardo a questo, per cui molto spesso questo insegnamento elementare, voglio dire, di alfabetizzazione spicciola, veniva assegnato ai novizi stessi, addirittura a volte ai coadiutori temporali, quei novizi che magari avevano già fatto i 3 anni di filosofia, il cursus minor, e prima di iniziare i 4 anni di teologia, venivano buttati lì, venivano utilizzati, sfruttati per insegnare i rudimenti del latino. Ora, io non so se questo, così come non credo che si possa utilizzare il termine precettore per le scuole di latino che magari erano parallele ai collegi, che venivano
rette da sacerdoti controllati dai gesuiti stessi del collegio. Qui non so se il termine precettore possa qualificare questo tipo di attività. Io su questo me lo sto domandando e quindi glielo chiedo a lei, perché secondo me qui siamo in un altro ambito che non è proprio quello del precettore canonico, classico, insomma. Sí, muchas gracias, profesor Nicola, por distintas apreciaciones. Comenzando por el final, efectivamente yo hablaba del uso polisémico del térmico en la medida en que había dos conceptos que se utilizan y que están presentes en la literatura científica y en la documentación que utilizan el término preceptor y, sin embargo, no se corresponden con el concepto de preceptor que estamos manejando fundamentalmente aquí. Hay uno de carácter colectivo, para entendernos, que es el que prepara a los futuros sacerdotes o a los futuros aspirantes a la Facultad de Artes de las universidades, y que tiene un fuerte desarrollo y se denomina preceptor de latinidad, y no tiene el carácter individualizado que nosotros estamos manejando. Sin embargo, desempeña una función formativa central en la captación de cuadros que van a acceder al ámbito eclesiástico y al ámbito universitario. Creo que es interesante porque hay algunas monografías, faltan muchos estudios todavía sobre diferentes escuelas de latinidad. Uno muy reciente que yo he dirigido de un alumno de Salamanca es sobre una ciudad pequeña de una provincia de Zamora, la Escuela de Gramática de Benavente, un estudio transversal de 3 siglos largos sobre el estudio de los preceptores de la Escuela de Gramática, y que desempeñan una función educativa de carácter instrumental, básicamente, pero también dejan su pozo o sus diferentes elementos de influencia ideológica a lo largo de varios siglos. Pero este no es el modelo de preceptor al que nos referimos. En el caso de los colegios jesuíticos o de las modalidades jesuíticas de utilización de su metodología aplicado al ámbito eclesiástico, también se utiliza el término preceptor, pero en otra dirección distinta. A veces es como el introductor también y el formador de los que llegan recientemente al colegio, pero también con frecuencia se advierte que es el padre espiritual, para entendernos, el confesor a veces, el responsable, en terminología actual sería una especie de tutor, terminología actual, pero no tiene una atribución individualizada tampoco, sino que se dedica, se destina a la totalidad o al conjunto de niños o adolescentes que van a acceder a grados posteriores de la formación jesuítica o de la formación eclesiástica en otros centros de órdenes y congregaciones religiosas o en los seminarios diocesanos. Y efectivamente el tema de Maquiavelo pues necesita muchas sutilezas, y efectivamente pues no se puede, yo no me atrevo personalmente a hacer una afirmación o afirmaciones categóricas, porque hay muchos elementos que son consonantes y disonantes, pero bueno, es un hecho que está ahí y no se puede simplificar sin más que a través de la posición claramente contrarreformista, todo eso es lo que supone el efecto de contra frente a Maquiavelo, sino que hay otros elementos que sí que son incorporados y hay una, digamos, una transferencia y una evolución bastante clara también en muchos tratados. Respecto al de Saavedra Fajardo, ya lo sé, claro, yo lo he incluido dentro del cómputo de tratados pedagógicos, pero es un tratado político, evidentemente. Ahora bien, es que la pregunta es a la inversa: ¿en qué medida la inmensa mayoría de los tratados pedagógicos no son tratados políticos? Es decir, elementos de conformación
de una estructura de gobierno cuando el joven príncipe o el joven noble, para que aprenda a gobernar sus territorios, a valerse en la vida, a aprender lenguas a veces, a relacionarse políticamente, a cuidar sus territorios, a defender, digamos, con compasión, pues todo el ámbito de la fe católica. Bueno. Grazie. Sì, io volevo solo piccolissima cosa, belle relazioni tutte. Voglio fare un particolare apprezzamento a quella di Alessandro Conte, anche per la giovinezza della sua età, che però lo ha condotto a esaminare una grande quantità di fonti archivistiche poco frequentate, che ci hanno restituito una dimensione diversa, quella del sentimento che si diceva dell'amicizia, l'educazione all'amicizia, lo trovo molto bello, e che esula un po' da questa trattatistica, no? Che noi abbiamo un po' sentito evocare in questi giorni, dal Medioevo in poi, in cui tanti classici, tanto patristica, buoni costumi, morale, eccetera, eccetera, che ha un'idea di staticità nel lungo periodo, almeno dà questa impressione. Però poi quando si scende a livello di queste fonti, di cui forse la situazione italiana dei piccoli stati è generosa ed è, se vogliamo fare una storia comparativa, qui si parla di Francia, di Spagna, eccetera, forse questo tipo di fonti utilizzate da Conte, però questa è una domanda, non so quanto si potrebbero avere in altri contesti, cioè queste, tutte queste famiglie, Molara e vari che sono stati citati, ora scusa non mi ricordo neanche tutti i cognomi che hai citato, effettivamente rispondono a un contesto storico e geografico molto diverso, che ci porta sul piano di questa storia più sconosciuta, più sfuggente, che è quella del rapporto amichevole, dell'educarsi, cioè delle relazioni che comunque sono frutto di un apprendimento, però non necessariamente un apprendimento che deriva da una teoria, no? Da una precettistica, che è molto statica nel lungo periodo alla fine, è molto ripetitiva. Ecco, non so. Sì. In merito alle relazioni di Alessandro Conte, quindi per questo rubo il microfono a Maria Pia Paoli, che anch'io ho molto apprezzato e ho già avuto modo di dirlo all'autore. Allora, il tema dell'amore, della relazione d'affetto tra l'allievo e il maestro è un tema che ha una lunghissima tradizione all'interno della cultura occidentale e mi pare interessantissimo l'averlo ricordato qui e analizzato con tanta acribia in relazione, come diceva Maria Pia, a una serie di fonti variegate e complesse e a un così anche ampio panorama di diverse famiglie e nobili del nostro paese che, come sappiamo, è poco studiato, soprattutto da questo punto di vista. Mi permetto di segnalare un bel saggio di Franz Bierler pubblicato nel 2006, che ovviamente sappiamo che è un grande erasmista, Franz Bierler, Erasmo da Rotterdam, sul rapporto d'amore tra l'allievo e il maestro, ha scritto delle cose molto belle, sottolineando come appunto ci si muove verso la materia di studio per amore del maestro e si torna poi al maestro per amore della materia di studio. Quindi questo è un tema estremamente interessante che volevo sottolineare e ricordare. Infine, leggendo invece le lettere di un ex gesuita spagnolo che vive a Cremona e che si occupa dell'educazione degli ala, ho cercato invano il termine governatore, perché mi pare che invece questo signore svolga davvero il ruolo che io, diciamo, pensavo fosse quello del governatore, e ho trovato invece continuamente il termine di ami. Quindi è l'amico, quello che ancora alla fine del Settecento si occupa della formazione di questi bambini ala,
uno che diciamo sarà poi l'erede del padre nella gestione degli affari di famiglia, l'altro che invece seguirà quel malaspina che si reca nelle Americhe e che frequenta il collegio Clementino. Ma quindi complimenti alla relazione di Conte, tra l'altro. Volevo fare anche delle osservazioni che ovviamente mi associo, insomma, ai complimenti, veramente una relazione ricca, molto interessante. No, io mi chiedevo se, soprattutto nella trattatistica, questa insistenza insomma, all'amore, quindi in qualche maniera la civilizzazione stessa insomma, dell'aristocratico, del nobile, non sia funzionale anche diciamo, a una strategia di controllo, di disciplinamento su, diciamo, che diciamo, i governi fanno sulla nobiltà, cioè sull'aristocrazia in generale, via, che continua a essere piuttosto violenta e riottosa, cioè anche questa insistenza così alla, a un atteggiamento appunto pacato, amichevole, non sia anche funzionale a un tentativo di così limitare anche i conflitti tra le varie famiglie, quindi sia funzionale a questo discorso generale della disciplina, in qualche maniera, della nobiltà. Questo nella trattatistica, ovviamente insomma, i trattatisti si prestano insomma, a questo progetto di controllo. E poi ne parlavamo anche con il professor Rosa, nelle lettere che tu hai citato, in cui appunto traspare questo insomma, dell'ex discepolo paggio al maestro, insomma all'ex tutore, questi continui insomma, riferimenti anche insomma, all'amore, questo sentimentalismo, no, che è quasi preromantico addirittura nel 600, anche qui diciamo, la sensazione è che sia molto spesso un esercizio letterario, retorico, cioè che in qualche maniera si voglia insomma, dimostrare, cioè l'ex allievo voglia dimostrare di aver appreso in qualche maniera la lezione, di star mettendo a frutto insomma, la lezione che ha appreso, e quindi insomma, lo strumento epistolare è uno strumento letterario, è anche un modo diciamo, per così presentare una visione, non voglio dire che non sia reale, ma che comunque ha, insomma, è una visione che tende alla idealizzazione letteraria, di valori, eccetera. E vabbè, poi la questione del sentimentalismo, io ora stasera ne parlerò di queste lettere di Ramon Jiménez a Fabio Ala. Effettivamente mi ha incuriosito questo emergere appunto di questa dimensione amorosa, insomma, sentimentale, così presto, perché in queste lettere che sono state appena citate, effettivamente questa è una dimensione molto presente. Cioè, ci sono proprio vere e proprie dichiarazioni d'affetto, insomma, struggenti, però anche lì non si sa fino a che punto di maniera insomma, fedeli a una retorica, no? Standardizzata, mi sembrerebbe quasi. Cioè bisogna, in sostanza, poi il consiglio che mi faccio è quello sempre di prendere con le pinze, poi, cioè attuare un vaglio critico molto rigoroso, cioè non prendere per oro colato quello che la visione che si cerca di trasporre e di proporre in queste lettere, insomma. Sì, volevo aggiungere una cosa, un momentino, così completiamo. No, è appunto perché quello che mi ha colpito, che tra l'altro questa lettera è da Monteluco, mi pare, è vero? Piediluco, ecco, non a Piediluco. Quindi diciamo in un'atmosfera, come dire, idillica, fa il riferimento poi al paesaggio, eccetera, cioè c'è un po' tutta questa, proprio per completare, vero? C'è questa tradizione letteraria straordinaria, vero, della campagna, no? Cioè dalla città alla villa, c'è tutta l'idea anche rinascimentale di rifugiarsi in un angolo, in un contesto, e questo può provocare, diciamo,
chiamiamola tra virgolette educazione sentimentale o una estrinsecazione sentimentale, però molto particolare e costruita anche su topoi letterari, ecco. Quindi no, quello che lei ha detto è, diciamo, mi è piaciuta moltissimo, è veramente una lettura straordinaria, così è vero, anche questa contrapposizione tra, diciamo, l'idea negativa del pedagogo, no? il tema della sodomia, no? Il tema dell'omosessualità, invece poi questa apertura verso tutto un altro contesto, diciamo, come dire, culturale, sentimentale, affettivo, perché l'analisi poi degli affetti e dei sentimenti per l'età moderna è difficile, perché noi abbiamo poi tutta la tradizione romantica della cosa, quindi siamo portati senza volere a ribaltarla prima, ma lì l'educazione è diversa, l'educazione sentimentale è molto diversa negli anni, appunto nell'età moderna. Le cose cominciano a cambiare, non a caso fine Settecento, quando la signora, prima ricordata, la signora Ferrari, Madame di Genlis, lì c'è tutta la letteratura per l'infanzia, c'è tutta. E allora c'è tutta una trasmissione di idee, di sentimenti che sono sentimenti che sono di carattere molto particolare. Basta, allora sentiamo, ma allora complimenti. Grazie. Parto con il rispondere al professor Rosa. Brutto della Molara si trova a Piediluco perché il fratello, il monsignor Riccardo, è governatore di Terni e viene portato a Piediluco dal vescovo, che ha una casa di villeggiatura, e la descrizione del paesaggio, l'ammirazione per l'orrido della cascata corrisponde a un gusto che si chiama pittoresco. Infatti la descrizione della cascata delle Marmore corrisponde perfettamente a una celebre lettera di Salvator Rosa di pochi anni prima. Ecco, per quanto riguarda la presenza, il problema dell'affetto, dell'amore, del sentimento autentico in un rapporto di amicizia tra persone nobili, voglio ricordare, è ricorrente nella più grande letteratura italiana del Cinquecento, penso a Pietro Bembo nel Cortigiano, che affronta proprio questo termine, e poi alla Civile Conversazione di Stefano Guazzo, che ho anche citato in conclusione, dove appunto l'esigenza di manifestare, di praticare la sincerità dell'affetto viene messa a confronto con le costrizioni dell'epoca. Quindi qui si apre tutto il problema dell'influsso spagnolo, eccetera. E dunque, quindi il linguaggio che Brutto della Molara utilizza nei confronti del suo ex maestro Vincenzo Viviani, a mio avviso non deriva da una opportunità o da un obbligo di mettere a prova gli insegnamenti retorici ricevuti, perché si distingue molto facilmente con una pratica appunto della letteratura epistolare del tempo la differenza tra linguaggio formale anche nei confronti dei precettori, per il quale è richiesta molta deferenza, rispetto e un affetto che nel caso del precettore deve essere quello che il figlio ha nei confronti del padre, perché l'autorità del precettore è un'autorità delegata dal pater familias. La società nobiliare italiana del Seicento recepisce il grande insegnamento aristotelico secondo il quale la famiglia è la cellula primigenia della società. Ecco. Voglio ricordare a titolo aneddotico che Brutto della Molara è celebre, famigerato soprattutto attraverso un racconto di Gualtieri, che poi viene ripreso da Acton negli ultimi Medici, secondo il quale Brutto della Molara fu, ma è una leggenda priva di fondamento, il favorito del Granduca Ferdinando II de Medici, potentissimo e molto vendicativo. E
dopo è stato sollevato il problema della presenza di una esigenza di disciplinamento della nobiltà all'interno della trattatistica rivolta al rapporto tra precettori e allievi nella società nobiliare italiana del 600. I trattati sono molto pochi, uno di questi è l'amico vero di Rosignoli, che è un gesuita, un predicatore noto anche alle corti padane, che però viene redatto su richiesta del Collegio dei Nobili di Bologna, quindi presenza netta del potere principesco non si ravvisa, a differenza di una letteratura normativa molto interessante per l'epoca, cioè i capitoli per il governo delle paggerie nelle corti principesche, dove il principe appunto rivela questa sua premura per il controllo degli affetti all'interno del corpo sociale della paggeria. Questi affetti devono essere repressi il più possibile. Il paggio non può esibire un atteggiamento di amore, di affetto nei confronti del maestro, più che precettore, o degli altri allievi. Infatti Cosimo III nel 1670 prescrive al governatore di paggeria l'apertura della corrispondenza dei paggi verso anche i loro parenti, perché si tende a restringere il più possibile anche i contatti con la parentela. Ecco, spero di aver risposto in qualche modo a tutte le osservazioni. Passo. Sì, mi sembra che è un po' difficile interrompere un dibattito così adesso vivace, ma siamo già arrivati quasi all'una, che mi sembra il momento giusto per la pausa pranzo. Grazie a tutti.